Rembrandt è l'artista olandese più importante del 1600. Grande pittore e grande incisore, il suo stile mette insieme e fa sintesi tra la pittura rinascimentale italiana e quella fiamminga. Tutto questo arricchito anche da alcune caratteristiche personali date dalla sua formazione sicuramente e dalla sua esperienza di vita. Noi sappiamo che l'esperienza artistica è sempre un'esperienza di profonda umanità e quindi tutto ciò che l'artista vive rientra a far parte delle sue opere. È come se le esperienze di vita in qualche modo venissero mischiate con il colore e poi stese direttamente sulla tela. Per Rembrandt fu molto importante, molto significativo e molto faticoso ovviamente la perdita della moglie e dei suoi tre figli. Tutto questo avvenne tra l'altro nell'arco di pochissimi anni. Un'esperienza appunto che lo cambiò, lo modificò il suo modo di vivere e che lo rese un uomo così potremmo dire più superficiale, dalle scelte ecco, più superficiali, e queste scelte lo porteranno poi a una bancarotta economica e anche a morire nell'abbandono e nella solitudine più estrema. Ricordiamoci però che 2 anni prima di morire Rembrandt realizzerà quell'opera bellissima, conosciutissima e famosissima che è Il ritorno del figlio del prodigo. E quindi il messaggio che Rembrandt lasciò al mondo con quest'opera fu proprio quello di un ritorno consapevole al padre e di un ritorno quindi alla casa del padre. A livello pittorico il suo stile si orienterà sempre di più al dato spirituale, quindi questo interesse per l'interiorità seguirà proprio un vero percorso esistenziale e le sue rappresentazioni daranno una visione sempre più interiorizzata della realtà. Le opere di Rembrandt sono veramente uno stimolo per cogliere l'essenza e la verità del dato oggettivo e degli eventi della storia e della vita. A livello stilistico possiamo mettere in evidenza 2 caratteristiche che ci serviranno poi anche nell'analisi dell'opera che vedremo insieme. La prima caratteristica è sicuramente la presenza di forti chiaroscuri, quindi la luce e l'ombra, che in questo caso non hanno una valenza e una componente simbolica, non rappresentano necessariamente la grazia e il peccato, ma hanno più una valenza di tipo psicologico. E quello che interessa Rembrandt è che cosa rappresenta, che cosa comunica la luce, no? Che cosa narra la luce. E l'altro aspetto stilistico importante è sicuramente il tipo di pennellata che Rembrandt utilizza. È una pennellata molto frastagliata e anche i volumi non sono definiti da una linea netta e pulita, ma molto sfibrata. Ci troviamo di fronte a una sorta di non finito pittorico e questo elemento accentua sicuramente la drammaticità dell'opera stessa, ma anche questa dimensione spirituale, no? Questa dimensione legata proprio al mistero. L'opera che analizziamo è un'opera giovanile del 1628 chiamata Cena in Emmaus. È una tavola molto piccola, 36 centimetri, 32 per 46 centimetri, probabilmente per una committenza privata, e è un'opera però che ha un grande cipone di fronte a una questione molto importante. E la questione importante è proprio quella del vedere e del riconoscere. Noi sappiamo che vedere è diverso da guardare. Il vedere implica il capire. E nel momento in cui io capisco, so e riconosco. Quindi riconoscere vuol dire in qualche modo risapere.
sapere, non come prima però, sapere in modo nuovo. E questo è quello che avviene, è quello che vivono i discepoli ad Emmaus. La scena si svolge all'interno di una locanda, di una taverna. L'ambiente è molto semplice, molto sobrio. Ci sono alcuni elementi importanti, però il primo è quello della bisaccia che è appesa a questo chiodo nel muro frontale. E la bisaccia è importante perché ci dà l'identità dei tre personaggi. Questi personaggi sono tre pellegrini, compreso Gesù. Tre pellegrini, cioè tre stranieri, non si riconoscono infatti tra di loro, sembrano non conoscersi in un primo momento, poi ci si rende conto che non si riconosce, non ci si riconosce, no? E solo dopo avverrà lo svelamento, no, dell'identità. Tre pellegrini, quindi. Poi ci troviamo di fronte a questa tavola imbandita, su questa tavola c'è una coppa, c'è del pane e alla mensa partecipano ovviamente Gesù, che è totalmente in ombra, ma lo riconosciamo dal suo profilo, e poi vicino a lui, alla sua destra, un altro pellegrino, un discepolo che è completamente nella luce. Il secondo pellegrino è una posizione. È in una posizione curiosissima, e ai piedi di Gesù, inginocchiato, totalmente in ombra. Quindi Rembrandt ci chiede di sperimentare lo sforzo della visione. Non si vede questo pellegrino, ma c'è, così come Gesù è in ombra, dobbiamo fare lo sforzo, sforzarci di vedere, di riconoscerlo, anche noi. Sulla parte invece di fondo, a sinistra, troviamo una donna, la riconosciamo grazie al bagliore di luce che definisce la sua silhouette, è una donna che probabilmente sta svolgendo alcune faccende domestiche, quindi è un angolo molto feriale, molto, molto quotidiano. Proviamo a ritornare quindi sulla scena, però in primo piano. È una scena importante perché è il momento, Rembrandt coglie l'attimo in cui Gesù viene riconosciuto. È il momento della trasfigurazione, del passaggio, quindi è una scelta coraggiosa e molto ardua, del passaggio tra la corporeità e la trascendenza. Rembrandt decide di presentarci il momento della scomparsa. Il momento in cui Gesù non si vede più, non è più visibile agli occhi del corpo, no? A quelli interiori sì, ma a quello del corpo no. E quindi questo passaggio che è fondamentale, ma è un passaggio, ecco, che richiede una grandissima abilità, non solo artistica, ma anche una grandissima sensibilità a livello spirituale. Lo sguardo di Rembrandt non si ferma, non è di tipo descrittivo, ma intrattiene con lo spazio, potremmo dire, uno spazio che è definito dal chiaroscuro, quindi dalla luce. La fonte della luce che si trova tra Cristo e il discepolo non è visibile ai nostri occhi, in realtà è una fonte di luce poco verosimile, potremmo dire quasi irreale. Non può essere una torcia a quel livello, sarebbe pericoloso e quindi probabilmente non è realistica in quanto tale, però esiste e c'è. Ed è importante questa luce, è fondamentale perché ci permette di vedere l'ombra di Gesù e quindi il suo corpo nella sua nitidezza estrema. È totalmente in oscurità. Perché sta scomparendo. Rembrandt utilizza questo espediente cromatico. Il buio rappresenta la scomparsa, non rappresenta l'assenza, ma la scomparsa sì. Gesù, infatti, è totalmente in controluce. Oltre a questo elemento, che ha un impatto molto forte a livello emotivo, c'è anche un altro elemento che cogliamo dalla posizione dei personaggi, che è quello dell'instabilità. Tutto instabile in questa scena. Gesù è seduto, sta spezzando il pane, ma con la schiena sembra quasi sbilanciarsi all'indietro.
Il discepolo che è seduto vicino a lui guarda in modo stupito, in modo quasi spaventato Gesù, probabilmente si sta chiedendo ma chi è quest'uomo, è un fantasma, è Cristo risorto e quindi da una parte è attratto dalla luce ma dall'altra parte è spaventato e quindi si ritrae, no? Anche lui sembra comunque sbilanciato. E poi abbiamo questo secondo pellegrino di cui parlavamo prima, che è totalmente nell'ombra, che è inginocchiato ai piedi di Gesù. Vicino a lui c'è una sedia ribaltata che probabilmente è caduta a causa di questo gesto concitato, realizzato e fatto dal discepolo che reagisce al riconoscimento di Gesù stesso e quindi si mette decisamente subito in ginocchio e quindi fa cadere in modo così, fa cadere la sedia che è vicino a lui. E quindi c'è questa precarietà, questa instabilità. Quello che sta succedendo non può essere circoscritto in schemi precisi e regolari. Dobbiamo mettere in conto l'incertezza, no? L'incertezza e la bellezza, no? Del mistero che si compie e che non può essere calcolato. Questi due discepoli rappresentano due atteggiamenti del credente. Entrambi riconoscono Gesù, quindi tutti e due sono uomini che hanno attivato, potremmo dire così, il cui sguardo di fede è stato messo in vita, è stato reso attivo. Tutti e due lo riconoscono, ma reagiscono a questa visione in due modi diversi. Il discepolo in ombra è il discepolo che è totalmente incorporato a Cristo, potremmo dire, è colui che si orienta decisamente alla conformazione, è un prolungamento del corpo di Cristo, infatti è in ginocchio, non vediamo niente di lui, se non questa continuità dell'ombra tra il corpo di Cristo e il corpo del discepolo, mentre il discepolo in luce è un discepolo che a livello stilistico potremmo proprio definire come l'antieroe per eccellenza. È vecchio, è magro, è trascurato, è spaventato e quindi è colui che continua probabilmente a farsi delle domande, ad avere dei dubbi, a vivere a livello spirituale ancora de delle fatiche, ma queste fatiche non ostacolano l'essere raggiunto dalla luce e non ostacolano il riconoscere una presenza. È interessante perché di fronte a quest'opera potremmo chiederci, bene, Gesù scompare nell'ombra, è messo totalmente al buio, se ne va e quindi che cosa rimane? Che cosa rimane ai discepoli di Gesù? Ecco, rimane la presenza di una luce, rimane la promessa di un esserci. Io sarò con voi fino alla fine. E questa promessa che è definita proprio da questa luce che assorbe tutta l'umanità, in particolare quella del discepolo dubbioso. Ed è una luce che non è più visibile, una presenza e una promessa che non è più visibile con gli occhi del corpo, ma che ha attivato, dicevamo prima, lo sguardo interiore. Ed è uno sguardo che trova il senso e la verità, che abita ogni dimensione della nostra vita e ogni evento della storia. E quindi è ciò che dà senso alla nostra vita, che è la presenza di Dio. Ecco, non più circoscritta in un corpo, ma totalmente immersa dentro la nostra esistenza. E questa immersione nella nostra esistenza è certificata, potremmo dire, è confermata da questo particolare della donna che troviamo sulla sinistra.
La luce che è presente, questo bagliore di luce che ci permette di vedere questa donna, è la presenza di Dio nella ferialità e nella quotidianità. L'evento di Emmaus, ciò che gli occhi dei discepoli hanno visto, non sarebbe vero se questo non continuasse e non fosse verificabile e incontrabile nella vita di tutti i giorni. Allora, credo che quest'opera di Rembrandt ci può lasciare questa domanda, che è una domanda importante per il nostro essere persone credenti e quindi cristiani. E la domanda è questa: che cosa vedi quando guardi? Vedi una promessa e quindi una promessa che mi permette di riconoscere una presenza? Oppure vedi una forma oggettiva che con il tempo si consuma?